Amiche e amici di Rossini TV, siamo nel bel mezzo delle giornate di Università Aperta 2024. Siamo a Urbino, di fronte al polo didattico Volponi, dove fra un po' si terrà la prima delle due giornate in presenza, nelle quali gli studenti degli istituti di scuola secondaria di secondo grado potranno scoprire tutto quello che li aspetta quando decideranno, se decideranno, di frequentare questa università. Oggi sono 1.100 studenti, un numero uno dei più alti che abbiamo avuto negli ultimi anni, quindi l'augurio è veramente di far capire loro il valore di studiare ad Urbino, sia per quello che riusciamo a dare noi come docenti, ma anche per i servizi che possono trovare e per il contesto, diciamo cittadino, anche che permette loro di vivere al di là delle aule universitarie. Una delle giornate principali di accoglienza delle future matricole degli studenti delle scuole superiori che decidono di intraprendere questo percorso. Noi come ufficio orientamento organizziamo e partecipiamo a diverse manifestazioni, ma questa è quella che proprio alla quale dedichiamo più tempo e perché appunto diamo la possibilità agli studenti di vivere una giornata e full immersion all'interno dell'università. Organizziamo in questa mattinata anche un giro di tutte le sedi didattiche con dei nostri collaboratori che sono ragazzi tutor e quindi vedere proprio anche la realtà, toccare con mano le sedi, le facoltà e anche la città, perché in questo tour passeranno anche per il Palazzo Ducale, quindi vedranno anche, diciamo, anche i palazzi principali e i musei della città. E quindi una grande organizzazione che ormai sono anni che facciamo, ormai questa è la 23ª edizione. Questa è un momento in cui gli studenti iniziano a programmare. Ecco, poi avremo altre occasioni di orientamento dopo Università Aperta, gli Open Day che si protrarranno per tutta la durata dell'estate, anche l'autunno. E poi stiamo andando anche nelle scuole agli Open Day che allestiscono le scuole stesse. Stiamo facendo dei corsi di orientamento con i finanziamenti PNRR nelle scuole. Quindi abbiamo un contatto diretto con le scuole e con gli studenti. E di questo siamo molto orgogliosi, perché veramente pensiamo di poter fornire un contributo importante. Gli studenti, i giovani hanno bisogno di guide, io credo. Guide che non dicono loro che cosa devono fare, ma che forniscono gli stimoli adeguati perché, appunto, come dicevo prima, nel mio saluto, possano programmare, inserire nel loro progetto di vita l'università. L'esperienza diretta è l'aspetto qualificante, e non soltanto come studio, dicevo, ma anche proprio come tirocini, eventuali fini dell'inserimento nel mondo del lavoro. Quindi c'è l'opportunità di svolgere un tirocinio all'estero. Per aprirsi non soltanto allo studio, ma anche alle opportunità di lavoro sempre più internazionali. Urbino crede molto in questo e facciamo veramente tutto il possibile per offrire questa opportunità in modo concreto.